Professor Venanti, che contributo può dare l'algoretica alle future produzioni statistiche ufficiali? Ma con algoretica intendiamo quella volontà da parte dell'uomo di mettere una sorta di guardrail etici a una macchina che può scegliere i mezzi per ottenere un fine. Quindi di fronte all'introduzione di degli strumenti di intelligenza artificiale che possono automatizzare tutta una serie di processi, l'algoretica ricorda che c'è sempre bisogno di un controllo umano perché i mezzi siano adeguati alle finalità, anche per tutto quello che è il lavoro dell'Istat. E sul tema del confronto per la privacy, la produzione di dati sintetici in che direzione va? Ma i dati sintetici vengono individuati da qualcuno come una soluzione ai dati personali, cioè dati che in qualche misura riescono a ricondurre l'identità della persona violando quelli che sono i diritti della persona e soprattutto la privacy. Il vero problema è un problema di qualità ed è un problema di rappresentatività, perché il dato sintetico potrebbe non essere rappresentativo adeguato di quello che è il paese, potrebbe non essere una rappresentazione adeguata di quello che è il problema che abbiamo davanti. Quindi servono nuovi strumenti epistemologici, servono nuovi strumenti scientifici per garantire che il dato sintetico non solo rispetti la privacy, ma dia dei risultati attendibili.